time we had a small plane go down somewhere in Africa, and we were not able to find it by surveillance. So the director of the CIA heard about a woman in California that was a medium or something. I don't know the title for. And she gave him the latitude and longitude of the plane's whereabouts. We located the plane where she said it was. And that's the only time that I ever experienced something that was inexplicable while I was present. Questa era la voce di Jimmy Carter, 39° presidente degli Stati Uniti. Il resto del suo racconto ve lo farò sentire fra poco, insieme a tante altre registrazioni storiche uniche che probabilmente non avrete mai sentito, che raccontano una storia che probabilmente non avrete mai sentito, ma questo è il momento di raccontarla. Anche perché vi sono coinvolte le potenze mondiali che in questo momento sono di nuovo contrapposte tra loro falsamente, per tenere diviso il popolo in un'eterna lotta tra bene e male del nostro immaginario collettivo, quando loro sono tutti insieme, Russia e America, e naturalmente dietro le quinte un'unica nazione innominabile che le manovra entrambe apertamente attraverso i suoi scienziati, che qui lavorano impunemente insieme senza avere nessunissimo problema legale legato a alto tradimento, come dovrebbe in teoria essere secondo il nostro immaginario. Saranno amichevolmente coinvolti anche personaggi come Sidney Gottlieb, a capo del progetto MK Ultra, che sentirete come verrà dapprima descritto e poi invece trattato dai protagonisti di questo documentario, che sono lo scienziato Al Puthoff, a capo del famigerato Istituto AirTech International, che abbiamo già conosciuto nel documentario su Victor Schauberger come colui che aveva in mano la repulsina, cioè il modello del primo UFO che era stato perduto ancora negli anni 40 e che, come ammette lui stesso nel video, ha le mani veramente dappertutto: governo, NASA, esperimenti sull'energia del vuoto, spionaggio e così via. E poi Russell Targ, fisico pioniere del laser, che oggi gira al mondo per insegnare a tutti quanti quello che ha scoperto negli anni di ricerca che ha intrapreso presso la Stanford University e la CIA, che vedrete in questo video. E cioè che i fenomeni ESP, cioè i poteri psichici, sono reali, sono facoltà naturali dell'essere umano, che ci vengono da sempre nascoste e vengono mistificate, e che con questi si possono operare dei veri e propri miracoli il cui limite è solo nella nostra immaginazione. Un'ultima cosa prima di incominciare il documentario: su Telegram dal 2020 abbiamo aperto un gruppo di nome Artiglieria Pensante, in cui sono raccolti tutti i documenti e i libri scritti dai protagonisti di questo documentario, dove ci sono tutte le istruzioni pratiche per sviluppare individualmente le nostre capacità naturali, e dove ci mettiamo anche in gruppo in diversi intenti positivi per concretizzare attraverso le nostre capacità psichiche quello che vogliamo, in intenti positivi. Oltre che funzionare, lassù si è anche creato un gruppo molto bello in questi quasi 3 anni, e sono più che convinta che è anche grazie all'energia che abbiamo sprigionato lì che adesso si sta concretizzando un altro sogno, sicuramente mio ma anche di tanti altri lassù, cioè di poter sperimentare tutto questo di persona, dal vivo. E devo ringraziare per questo Luca Nali, che saluto, perché oltre che essersi dimostrato un grandissimo amico, una spalla morale e spirituale per me, tramite il suo progetto In Zion, che organizza corsi in tutta Italia, avremo la possibilità finalmente di portare in sala dal vivo un argomento tanto controverso ed esplosivo, che non era da tutti. Ci sono già in programma 2 corsi, uno il 12 febbraio a Frascati e uno il 5 di marzo a Sanremo, in cui vedremo approfonditamente la teoria, i metodi e soprattutto ci approcceremo alla pratica, utilizzando proprio il manuale di addestramento alla visione remota della CIA, creato dagli scienziati che conoscerete nel documentario che vedrete tra poco. Sono certa che tutti noi avremo ottimi risultati e non vedo l'ora di iniziare. Ora potrete chiedervi perché un'idea così folle. Semplice, perché non è folle, è scienza. Ed è ora di separare il grano dalla gramigna, conoscere le nostre abilità naturali, demistificarle. Perché lasciarle solo appannaggio di parassiti o stregoni? Una volta capito come utilizzare il nostro occhio che tutto vede, nessuno potrà mai più manipolarci e potremo ottenere dalla vita tutto quello che vogliamo. Volevate sapere come cambiare il mondo?
Eccovi serviti, Third Eye Spies, le spie del terzo occhio. Buona visione. Lui era l'uomo più chiaroveggente al mondo, eppure nessuno ancora sembra sapere cosa l'abbia ucciso. Tutto è cominciato con Russell Targ. Il famoso fisico è apparso alla mia porta con una pila di documenti. Questo è Marker 701. È qui che gli inservienti mi hanno detto che dovevo cominciare. E questo è il Marker 700. Quindi in effetti le tombe passate sono completamente non segnate. Si meritavano meglio di questo. Questa è probabilmente la mia ultima opportunità di dire addio al mio buon amico Pat. Ed Price spesso diceva: più attenzione poni a cercare di nascondere qualcosa, più questa brillerà nello spazio psichico. Ed Price è morto nel 1975 e alcuni credono che questo sia successo per via del suo lavoro con la visione a distanza. Le spie psichiche, l'arma segreta della guerra fredda. Alcune persone potrebbero avere alcuni poteri psichici. Questo potrebbe rassicurarvi e allarmarvi, ma sono anni che l'intelligence degli Stati Uniti spende una grande quantità di soldi nello studiare la possibilità che poteri psichici esistano. Ma la maggior parte degli esperimenti è stato nel campo della visione remota. Ci siamo interessati a questo quando abbiamo scoperto che loro erano coinvolti. Abbiamo scoperto che molti individui sono capaci di descrivere accuratamente ciò che accade in luoghi molto distanti e schermati da ogni tipo di percezione ordinaria. State dicendo che questi documenti sono classificati? Certo. E come immaginate non posso parlare di documenti classificati. Il mio nome è Russell Targ e sono un fisico. Questa è la nostra ultima possibilità di raccontare la nostra storia. Sono stato in un viaggio come questo per molti anni. Si è sempre creduto che le persone fossero immortali. Vorrei che le persone che hanno visto e hanno usato questo manuale operativo possano dire: sì, questo succede veramente. Un grande ammontare di documenti che sono stati declassificati oggi dalla CIA. Questa è veramente la prima volta che le persone che ne erano a conoscenza di questo materiale segreto possono parlarne. Una volta l'umanità adorava il fuoco. Gli sciamani la chiamavano magia e le persone avevano timore. E oggi la scienza riconosce che il fuoco è solo un'altra parte del mondo naturale. Ma nonostante tutte queste nuove scoperte, la paura dell'ignoto rimane. Cosa rivelano le abilità psichiche? Se tu potessi guardare ovunque usando solo il potere della tua mente, e queste abilità esistessero veramente, cosa accadrebbe al mondo? Scopriamolo. La CIA ha finanziato il progetto Palla di Cristallo nel 1975 per sviluppare un nuovo tipo di agente che potesse veramente essere chiamato fantasma. Quando mi hai detto che eri interessato a utilizzare materiale classificato, che potevi portarmelo e l'hai fatto, inizialmente ero preoccupato per te. E senza dubbio per le nostre famiglie. Senza dubbio. Abbiamo ricevuto una lettera dalla CIA in cui si diceva: ci dispiace, non ora, ma più avanti. E poi hai pubblicato il libro e ho pensato: che cosa può esserci di più importante di fare in modo che mio padre ottenga i documenti che cercava, ma anche essere sicuro che rimanesse fuori di prigione.
Sembrava un problema abbastanza difficile da risolvere. Hai pensato molto bene. Ho contattato un uomo del congresso a Palo Alto, una donna per la verità, e lei ha letto la mia lettera a tuo riguardo. Oh, fantastico, non lo sapevo. Alcuni mesi dopo la CIA ha finalmente declassificato i documenti che abbiamo richiesto. Vuoi raccontarmi la storia nel dettaglio? Se ti dicessi che i miracoli sono veri. Quando hanno aperto i cancelli, sono stati declassificati altri 70.000 documenti sulla visione remota. Posso finalmente mostrarvi queste immagini senza dovervi uccidere dopo averlo fatto. Puoi veramente trarre dal nulla informazioni a cui non hai assolutamente nessun accesso, solo usando la tua mente. Se vuoi sapere perché la CIA mentiva riguardo al nostro programma, forse dovresti andare a Detroit e parlare con Kit Green, il nostro vecchio capo. Veniva dalla divisione delle scienze della vita alla CIA. Mi hanno dato dei risultati, i disegni, che mostravano l'abilità della rappresentazione visiva che sembrava migliore rispetto alle immagini viste da sopra con gli aerei. Nei disegni di Pat Price sembrava che le cose venissero dall'interno del suo cervello, che le informazioni provenivano non dalle palle dei suoi occhi o da una visione da sopra a sotto. Era ovvio a ogni organizzazione di intelligence che qualcuno era in grado e aveva l'abilità di percepire a distanza cose veramente da remoto, cioè in qualsiasi posto del mondo e dell'universo, e questo poteva essere una straordinaria risorsa per le abilità di intelligence. Il programma di visione remota è durato dagli anni 70 fino agli anni 90. Per più di 20 anni la CIA ha utilizzato le abilità psichiche operativamente e in programmi top secret per il governo degli Stati Uniti. Avete pagato per questo e meritate di vederli. Nella CIA le persone dicevano: questa roba è assolutamente intrigante, dobbiamo cominciare subito. Abbiamo trovato una persona che poteva vedere ovunque nel mondo attraverso i suoi poteri psichici. Possiamo mostrargli una foto in ogni luogo e lui può descrivere ogni attività che si svolge là. Ma è morto e quindi non abbiamo saputo più nulla. Direttore della CIA Stansfield Turner, Chicago Tribune, 1977. Credo che quando è morto fosse a Las Vegas o qualcosa del genere. E Kit Green è andato subito lì. Anche se è morto da solo in una stanza d'albergo, non hanno voluto fare esami. Anche se questo non è corretto. È stato portato al pronto soccorso che ho visitato. Parlando come criminologo questa volta, avrei investigato fino in fondo questa faccenda se fossi stato in loro. Ma l'acqua è un pochino torbida. Quindi sceglieremo un posto migliore dove si possa vedere meglio. Ah, eccoci qua, ne abbiamo uno. Che cosa fai quando le prendi? Ah, poi le libero perché questi sono pesci molto in pericolo. Non puoi mica tenerli. Sono trate tagliagole perché sembra che abbiano la gola tagliata dove c'è il rosso. Kedres era un contract manager alla CIA. Era un fisico ed è diventato una figura mitica quando ha scritto un articolo sugli annali dell'intelligence descrivendo il nostro programma. Ma non si è mai fatto avanti. Kedres non è mai stato intervistato prima di questo film e ogni domanda che gli abbiamo posto è stata prima sottoposta al veto della CIA. Io ero sotto copertura. Il fatto che la CIA stesse facendo qualcosa con lo Stanford Research Institute era informazione confidenziale. E quindi sono venuti fuori con il mio nome perché ero un fisico e mi hanno chiamato e mi hanno detto: vorrei che ti occupassi di questo progetto. Ci sono già due fisici del Stanford Research Institute. Credo che voi tre possiate probabilmente comunicare. Maintain the status of the
La prima serie di esperimenti dello Stanford Research Institute riguarda ciò che viene chiamato visione remota. Per esempio, questo è uno dei veri uomini d'azione del primo esperimento l'anno scorso. Il soggetto era un artista newyorkese di nome Ingo Swann. Lui era nella stanza. L'esperimento prevedeva che i dottori Russell Tarp e Al Puthoff guidassero con una macchina in un posto. La destinazione era sconosciuta. Questa volta era la City Hall di Palo Alto. Il soggetto ovviamente non lo sapeva. E nella stanza il soggetto ha incominciato a disegnare dove credeva, immaginava che sarebbero potuti essere. Ecco il nastro che lui ha registrato dopo. Vedo dei palazzi intorno, in una specie di area, circondata in un qualche modo, un quadrangolo. Poi ho visto che c'era una fontana, ma non ho sentito acqua scorrere. C'era una fontana che quel giorno era spenta. Nella stanza il soggetto ha disegnato il modello che lui vedeva come un incrocio con un cerchio nel centro. Infatti, la porta è pavimentata in questo modo. Il giardino dove si trovavano era a 2 miglia di distanza dal soggetto. Non c'era stata nessuna comunicazione tra di loro. A un certo punto Kit Green e Ingo si sono incontrati. Kit poi è tornato con questo rapporto che ci ha inviato, che poi ha iniziato a circolare all'interno della CIA. Ed è arrivato a Sid Gottlieb, e Gottlieb era già predisposto verso i fenomeni psichici già da 10 anni prima. In quanto a stregone della CIA, Gottlieb ha tentato di far sorgere l'assassinio a forma d'arte. Fuori dal suo laboratorio vengono molte pozioni debilitanti per Fidel Castro. Noi sapevamo chi era Sid Gottlieb, era il direttore del famoso programma MK-Ultra. Il programma MK-Ultra del 1974 era il famoso programma di controllo mentale. Negli anni 50 e 60, quando davano LSD alle persone per vedere se potevano creare un Manchurian Candidate e togliere loro le loro memorie. Noi lo consideriamo come una specie di Josef Mengele della CIA americana. Mengele era il famoso medico nazista che ha fatto esperimenti biologici sui prigionieri ebrei. Gottlieb non faceva questo perché Gottlieb ovviamente è ebreo e semplicemente torturava altre persone indipendentemente dalla loro razza, religione. Era una pari opportunità. Dal mio punto di vista mi ricordava del mio vecchio zio Sid. Nel 1972 ho scritto alla NASA e alla CIA proponendo di insegnare alle persone a usare le loro abilità psichiche. E credevo sarebbe stato molto interessante incontrarsi con Gottlieb. Era entusiasta dell'idea di dare alle persone vedenti remote LSD per aumentare le loro abilità psichiche. Io ero contrario a questo, perché la visione remota ha bisogno della cooperazione conscia dell'operatore. L'abbiamo spiegato a Gottlieb e sembra che lui abbia capito completamente. Quindi lui ci ha lasciato giù in una stanza del Pentagono e quindi era come se fossimo rinchiusi in questo appartamento con tutti questi libri, l'unico posto veramente comodo in cui siamo mai stati con la CIA. Ho avuto l'idea, dopo aver parlato con Gottlieb, che la decisione di darci i soldi per andare avanti col progetto probabilmente fosse già stata presa. È stato riportato che i sovietici hanno usato medium per spiarci. Ci ha fatto venire voglia di fare lo stesso a loro. C'era intelligence, una forte intelligence. Intendo dire che era intelligence veramente, veramente buona. Che desiderava emulare quello che stavano facendo i sovietici nella medicina e nella psicologia. Diceva che loro credevano che l'intelligence militare americana e gli scienziati americani United States intelligence officers and United States scientists would be ripe fossero pronti a reclutare come spie chiunque fosse interessato in cose pazze come la ricerca psichica, la visione remota e la parapsicologia. E le persone che erano responsabili a reclutare le persone per il governo gli hanno detto: se volete trovare qualcuno che faccia il caso vostro, è meglio che cerchiate tra chi spende il suo tempo facendo ricerca sulle abilità psichiche. Quindi stavano seguendo Russell di continuo, immagino.
È naturale per una persona che vede poco, come me, che io sia interessato in ottica, magia e percezioni extrasensoriali. Sono un fisico che guida la motocicletta legalmente cieco. Sono nato a Chicago nel 1934. Ero un piccolo mago, facevo trucchi magici alle feste di compleanno e così via. E come mago capivo come le persone potevano essere fregate dai trucchi e questo mi ha reso un miglior ricercatore, specialmente in un campo come le ESP, abilità psichiche extrasensoriali. Mi sono laureato in Columbia nel 1956 e nel 1958 ho incominciato a lavorare ai primi stadi dello sviluppo del laser e cercavo il modo di entrare in qualche tipo di ricerca sulla parapsicologia ed essere comunque in grado di supportare economicamente la mia famiglia. Russell era entusiasta e Hall era più, come ti aspetteresti che fosse, un fisico teorico. Ma tutti e due hanno accettato? Sapevo che ci sarebbe stata una lettura alla Stanford University e c'era un giovane fisico, Al Puthoff, che faceva questa lettura sulle scoperte di abilità psichiche dietro alla cortina di ferro. ESP americana e russa. Poi sono tornato, ho parlato col mio nuovo amico, Al Puthoff, e abbiamo incominciato a parlare del creare un programma. Lui ha detto che sarebbe stato molto bello, dovevamo soltanto mantenere un basso profilo. Qui eravamo nel giugno 1972 e questo ha portato all'inizio del nostro programma allo Stanford Research Institute per investigare le abilità psichiche. Non vedo l'ora di lavorare ogni giorno a un nuovo miracolo. Mi sento come il bambino mago finalmente abbia trovato un lavoro come mago. Mentre facevamo questi esperimenti, abbiamo incominciato a lavorare con gli psicologi dell'SRI e gli dicevamo, sapete, abbiamo questi pazzeschi esperimenti sulle ESP. Questo rovinerà la nostra reputazione, dicevano. Si prenderanno gioco di noi. Sbarazzatevi di queste persone. Hall ha lavorato per diversi anni nell'intelligenza navale a Washington. Questo lo ha reso un pochino più segreto nelle sue cose. Ho accesso a uno degli esperimenti più schermati del pianeta. Era un magnetometro schermato che misurava i campi magnetici deboli. Contrariamente a questi giudizi, Hall non sarà il primo soggetto a entrare in questi laboratori segreti dello Stanford, ma sarà un uomo conosciuto per avere le più grandi capacità psichiche al mondo. Il suo nome è Ingo Swann. Swann diceva di poter muovere l'ago di un magnetometro, sepolto sotto 30 piedi di cemento, in un laboratorio segreto disegnato per proteggere dalle esplosioni nucleari. Aveva anche una schermatura superconduttiva e aveva la fama che niente dal di fuori potesse penetrarlo. Non soltanto Ingo è riuscito a disegnarlo, ma anche a muovere l'ago del magnetometro. Questa cosa mi ha quasi fatto cacciare dalla Stanford per aver violato il velo di segretezza di questo posto. E questo ha catturato l'attenzione della CIA. Ho chiesto alla CIA che cosa volessero da me. Mi hanno risposto che non poteva fregargliene niente di meno del fatto che avesse perturbato il magnetometro di per sé, ma il fatto che lui potesse vedere all'interno di una schermatura superconduttiva, questo era veramente preoccupante. In una certa maniera posso capire la risposta che le persone hanno nei confronti del nostro lavoro e mi sono venuti a dire 4 anni fa cose che ora non dirò, ma all'epoca sarei stato certamente scettico anch'io. Quando ho conosciuto Ingo la prima volta è venuto da me con queste affermazioni di essere un chiaroveggente. A quel tempo, prima di vedere i risultati, ero molto scettico, ma lui era molto sicuro di sé. La chiaroveggenza è una specie di dispositivo di visione a distanza che io credo che possa dare un grande contributo sia alla scienza che all'umanità. Per capire Ingo, penso che dovreste immaginarvi una persona creativa, altamente intelligente, profondamente ferita, che ha trovato nella visione a distanza una strada verso la fama che lui cercava. Potremmo fare un esperimento che sembra che abbia un ottimo risultato e lui avrebbe detto no, questo secondo me non viene bene e se ne usciva con qualcos'altro. E noi gli dicevamo, guarda, se noi prendiamo credito di un esperimento e qualcuno viene fuori con qualche falso positivo, potrebbero rigettarlo e anche i grandi esperimenti possono essere rigettati. Mi ha raccontato una storia, era un omosessuale, il che non importa, a noi non interessa, ma questo interessava a lui perché mi ha raccontato una storia che non ho mai dimenticato.
di essere stato picchiato da un gruppo di ragazzi quando era giovane e penso che lui volesse essere riconosciuto. Mi sono sempre ricordato i pensieri che avevo sull'esistenza quando ero un bambino. Immagino che uno di questi fosse la separazione della coscienza dal corpo, che era molto reale per me da bambino. Questo genere di cose accade nell'arte. Credo, sempre creduto e molto spesso nella mia vita ritorno a questo pensiero, che io non sono questo corpo in termini di coscienza e che la coscienza possa andare in luoghi dove il corpo non può. Era molto importante per lui essere validato dallo Stanford Research Institute. Lo Stanford era il primo laboratorio di un'entità così grande a fare ricerca sulla parapsicologia. Lo Stanford era molto arrabbiato del fatto che il nostro progetto portasse solo l'1% dei soldi e avesse il 99% della pubblicità. Nel 1972 l'SRI aveva principalmente contratti dal governo e da alcune industrie. Con le rivolte nella fine degli anni 60 e 70, il fatto che lavoro classificato avesse luogo allo Stanford, questo non piaceva. Fino a quel momento la maggior parte della ricerca sulla parapsicologia era fatta da piccole fondazioni con budget minuscoli che operavano negli angoli oscuri di piccoli appartamenti. Allo Stanford il livello di classificazione era top secret. Ci è voluto molto tempo per avere la chiarezza al riguardo. Non potevi camminare in giro, dovevi essere scortato per via del progetto segreto, pieno di equipaggiamento scientifico altamente tecnologico, che squillava per mostrare i raggi cattodici. E quando Russell e Hall si sono posizionati lì, hanno avuto un grande impatto e Ingo ha avuto un impatto particolarmente grande, perché il lavoro che lui ha fatto all'SRI ha preso molta attenzione. Essere in quel tipo di laboratorio, per essere lì dovevano essere molto importanti e veramente sapere la verità. Quindi voi ragazzi avevate una procedura psicologica che era fantastica e io credo che questo sia uno dei motivi per cui avete avuto così buoni risultati. E tutti loro hanno avuto successo nella visione remota. Molto Fentark non sapevano perché. E quindi una delle cose più importanti che viene fatta qui è stata pubblicata in una delle più prestigiose riviste scientifiche al mondo. Con questa nota, chi lo legge non potrà finirlo senza aver avuto almeno per un secondo la certezza che la ESP in fondo è possibile. Che differenza che farebbe per tutti noi se potessimo usare questa cosa? Allo Stanford Research Institute, California. Ingo è stato veramente il padre della visione remota nell'era moderna. Prima di Ingo le persone dovevano descrivere quale foto ci fosse dentro alla busta. Square. Good guess, but wrong. Lui rispondeva: se voglio sapere cosa c'è nella busta, apro la busta. Posso focalizzare la mia attenzione in qualsiasi luogo nell'universo, quindi datemi qualcosa di interessante da fare. E si stava mandando a quel paese. Allora gli ho chiesto: che cosa intendi fare? Che cosa vorresti che facessimo? Manda qualcuno in giro per la baia di San Francisco e io vi descriverò il luogo dove si trovano. Beh, ci vuole molto stomaco per accettare una sfida di questo tipo. Il vedente coinvolto deve arrivarci in una specie di modalità creativa e può scoprire cose molto distanti da sé e poi andare a vedere se veramente si trovano lì. Beh, noi abbiamo ad oggi 30 analisti, non scienziati. Nella CIA forse 6 o 7 scienziati, sempre nella CIA, che parlavano inizialmente di queste dozzine di risultati in queste situazioni aneddotiche. Riguardo a questo si sta parlando di qualche armata di persone con abilità psichiche. C'è veramente una possibilità di applicazione concreta di questo?
Al tempo c'erano delle voci riguardo al fatto che il governo stesse facendo qualcosa, ma nessuno sapeva veramente che cosa. C'erano bugie quando l'intelligence parlava di queste cose chiamate visioni a distanza e si chiedevano, e se non ci fossero segreti, che cosa sta davvero succedendo? Dovevano dare risorse a qualcosa che suonava pazzesco. Noi ne parlavamo e ci dicevamo, io so di non aver mentito, so che tu non menti. E ci facevano il test del poligrafo ogni tanto. Divenne chiaro che non stavamo mentendo, che quello non era il problema. E che cosa stava succedendo, si chiedevano. Queste persone alla CIA erano molto preoccupati, avevano un obiettivo in mente, provare che era una fesseria. Dicevano, abbiamo guardato il vostro background, ci sono queste cliniche ad alta sicurezza, ci facevano il poligrafo, sapevano che potevano fidarsi. I russi da oltre un decennio spendevano milioni di dollari nel tentativo di investigare ciò che veniva chiamato ESP, e invece in America non si sapeva nemmeno che cosa fosse l'ESP. Infatti, perché i sovietici avevano un punto di vista assolutamente materialistico, infatti anche Lenin diceva, siccome la coscienza non è osservabile, deve essere fisica, e quindi le cose fisiche devono avere una coscienza. E quindi pensavamo che anche gli atomi avevano un certo livello di coscienza. Quindi il discorso è diventato, puoi vedere nell'altra stanza, puoi vedere dall'altra parte della città? La questione ha iniziato a essere formulata in base alle distanze. Forse come tutto ciò che noi conosciamo fisicamente è meccanica quantistica, significa che è ovunque, non si trova più nello spazio-tempo. Quindi questo accade nello stesso modo in cui io mi focalizzo nel mio nome mentre lo pronuncio, c'è qualcosa riguardo all'attenzione che posso usare in modo da focalizzarmi e porre attenzione a qualcosa. Quindi se voglio focalizzarmi su ciò che succede a Plutone, devo essere in grado di farlo. Questo è quello che fanno i vedenti remoti in un certo senso. Intendo dire che Ingo Swann ha trovato gli anelli di Giove 9 mesi prima che la sonda Voyager andasse. È descritto correttamente gli anelli, gli strati, i colori, che nessuno sospettava nemmeno che ci fosse. Come è riuscito a farlo? Beh, si sospetta che gli anelli di Giove si trovassero nei suoi atomi. Questo diventerebbe un modo molto materialistico di scoprire che cosa sta succedendo. Ma cosa importa? A noi interessa quello che è reale. Non sappiamo come valutare questo. La differenza tra la comunità scientifica americana e quella sovietica era che ai livelli più alti, nella società scientifica sovietica, la ricerca psichica viene presa seriamente e non ci sono dubbi al riguardo. E lei sta dicendo che in questo paese invece non è così? Sì, dico che in questo paese non è così perché le persone sono preoccupate per le possibili conseguenze. La normale percezione sociale, e lo dico da psicologo, è che le cose come la ESP siano senza senso e non possano accadere. Se glielo dici, le persone credono che tu gli stia chiedendo qualcosa di stupido. Il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo della Marina si è recato nel nostro ufficio e c'è stata una grande controversia. Sì, è iniziato come una palla molto piccola che è diventata una valanga. Ma quello che il soggetto non ha capito è che il luogo che aveva scelto come target era una base assolutamente segretissima che serviva a captare i segnali sovietici. Allora tutti e due hanno detto, ah, questo forse era quello che volevano che descrivessimo. Negli anni 60 Sugar Grove è diventato una delle basi militari più importanti e quindi dopo questo la cosa è esplosa. Ma ricordate che si tratta di ciò che si trovava all'interno di quell'edificio. Fascicoli, documenti con i seguenti nomi. Ricordo che erano tutti associati al gioco del biliardo. Come giocare a boccette o biliardo. L'ufficio dei documenti nel muro di nord si chiamava Operazione Pool Q, stecca da biliardo. Palla 4, palla 8... Triangolo da biliardo? Sto dicendo, sai, queste sono reminiscenze della sua visita al posto dove Kit lo ha portato. In 24-48 ore avevo agenti di sicurezza nel mio ufficio, che erano molto molto arrabbiati. E gli ho detto, questo è stato chiesto ufficialmente. I faldoni di documenti erano lì, erano verdi e c'erano dentro quei nomi
avevano gli tre esatti nomi che si trovavano su quei faldoni. Quindi questa è stata la prima cosa importante. Il fatto che fossero corretti. In ogni caso, questi nomi in codice di queste persone facevano parte di un programma speciale. Non erano solo nomi in codice, erano nomi in codice di accesso speciale per il programma. Che erano classificati top secret. I nomi erano classificati top secret. Quindi ora tutte le forze militari degli Stati Uniti ce l'avevano con noi. Così tutti questi gruppi di intelligence, l'NSA, la NCIA, sono venuti a visitarci per scoprire perché la CIA avesse assoldato un gruppo di parapsicologi per spiare l'NSA. Quindi non sapevo più cosa fare, avevo mal di pancia. Non c'era solo Kit Green che era a conoscenza di questo sito ora, in cui tutto quello che era stato visto era effettivamente reale, come i nomi. Quindi le prime preoccupazioni della sicurezza era che queste informazioni venissero divulgate. Se io fossi il direttore dell'intelligence o anche il presidente e mi fosse raccontato di quello di cui mi avete appena parlato, dei nomi in codice, avrei pensato che si trattasse o di propaganda, o avrei pensato che ci fosse qualcuno che stesse guardando all'interno dei siti nucleari e potesse darmi codici di lancio, e quella persona per me sarebbe molto importante e potenzialmente pericolosa. O è uno scherzo, oppure è vero. Lo so, ora se vuoi sapere che cosa ne penso io, penso all'ultima, che è tutto vero. Quindi quello che sta veramente accadendo qui è che abbiamo un problema di intelligence in cui le persone possono fare questa sorta di cose a noi e ovviamente anche all'opposto. Ehi, possiamo farlo contro qualcun altro. Come sarebbe se avessimo speso la metà del tempo in target operativi alla CIA e metà del nostro tempo facendo ricerca? E lui ha detto, capisco quello che vuoi fare, è giusto. Tutti sapevano che doveva esserci una certa scienza alla base di questo fenomeno. Oppure questa roba non potrebbe mai essere accettabile. Lo Stanford Research Institute sta conducendo un programma sperimentale nel campo degli effetti psicoenergetici. Mi ricordo quando Russell ha portato Uri Geller da me, che era suppostamente una delle persone psicocineticamente più capaci al mondo che poteva piegare cucchiai o fare altre cose magiche con i materiali, e quindi aveva iniziato un esperimento. 15 disegni sono stati inseriti in buste doppiamente sigillate, di cui nessuno degli sperimentatori aveva la combinazione. Questa è la rappresentazione di Geller di quello che lui credeva che si trovasse sigillato nella busta. E questo è il peggior risultato di tutti gli esperimenti che abbiamo fatto con lui. Come potete vedere, di solito è molto bravo a dare la risposta corretta. Ehi! Tutto questo è vero, non provare a negarlo, perché è scientificamente provato. E posso dirvi che l'agenzia aveva fatto una piccola ricerca sopra di Uri e aveva scoperto che poteva lavorare per qualche altro governo, dovremmo dire, e quindi è stato mandato via per problemi di sicurezza. La preoccupazione era che ci fossero informazioni di sicurezza nazionale che potessero essere raccolte. Le sue parole sono state che aveva messo la testa dentro una cassaforte e queste informazioni sono spuntate nella sua testa. Quando l'ha letto un analista della CIA, ha detto, cosa? Questo significa che se sopra la mia scrivania io ho un documento altamente sensibile classificato, potrebbe esserci un medium russo a centinaia di miglia di distanza che può riprodurre ciò che sto guardando. E quindi tutto un tratto le luci si sono accese e abbiamo avuto i soldi della CIA e il supporto per la nostra ricerca. I nostri committenti della CIA volevano che sapessimo tutto di insetti, di numeriere del telefono e anche di barattoli di miele. Noi potevamo vedere tutte queste cose ovunque e loro ci davano molte risorse, molti soldi per provare le nostre affermazioni. Eravamo diventati famosi tra quelli che sapevano. Era come un sogno divenuto realtà. Con nuovi fondi in questa ricerca della CIA, sembrava che Hall e Russell non potessero sbagliare.
Quale luogo stai sperimentando in questo momento? Un procuratore generale della California è venuto da noi e ci ha detto: puoi aiutarci con questo caso? Una ragazza era stata rapita. Patty Harris era stata rapita dal suo appartamento di Berkeley. Quando siamo arrivati da loro, i poliziotti erano molto eccitati, ci hanno detto: ci sono molte domande che vogliamo farvi. E Price gli ha detto: lasciate che vi mostri come facciamo. Fatemi vedere un giornale delle foto segnaletiche. Ha messo il dito su Donald DeFries e ha detto: questo è il ring leader. La polizia ha detto: noi sappiamo chi è. Lui è scappato da una prigione di minima sicurezza un anno fa. E lui ha detto: questo non è un semplice rapimento per denaro, questo è qualcosa di politico. E poi lei è stata fotografata mentre rubava in banca armata con una K-47 in mano. Vedo queste immagini di incroci, vedo degli incroci. Se vado più vicino vedo proprio un'intersezione. Ci ha detto dove la macchina del rapitore era stata lasciata. Lungo la superstrada ci sono due stazioni di rifornimento. E uno dei poliziotti ha detto: io so dove si trova. Sono andati lì e hanno trovato la macchina, esattamente dove ha detto lui. E poi ha visualizzato un luogo dove potevano nascondersi e ha visto un detective che tirava fuori l'arma. E il poliziotto mi ha detto: sai fare a sparare? Io ho detto: solo se è automatica. E me l'ha dato, non si è accorto del fatto di avere dato un'automatica a Mr. Magoo. Questa è stata veramente una mansione al di fuori del mio lavoro. Eravamo detective del caso, anche noi, ci hanno mandati in strada, operativi. Il problema era che l'ufficio dei detective non collaborava con quello dello sceriffo di Alameda, che era lo sceriffo di Contea, e nessuno di loro stava cooperando con l'FBI. Alla fine, quando tutto si è risolto, abbiamo scoperto che quella era veramente l'area dove lei era stata nascosta. L'appartamento era proprio come lui l'aveva descritto, e infatti lei veniva tenuta all'interno di un armadio. Abbiamo avuto una formale elogio dal Dipartimento di Polizia. Sfortunatamente molte persone nel frattempo però erano state già uccise. Hanno tratto non soltanto dei fan, degli ammiratori. Sono stati trovati dei documenti sovietici con i nostri nomi tra quelli dei target. A questo punto abbiamo dovuto iniziare a prendere la cosa molto seriamente. Ho incominciato a sentirmi minacciato. Sentivo di aver iniziato ad addentrarmi in un'area pericolosa. Quando è morto era Las Vegas. Le circostanze mediche avrebbero dovuto prendere nota di ciò di cui soffriva, delle medicine che prendeva, del veleno che era stato trovato. Più avanti le persone hanno iniziato a dire: beh, è stato il KGB a uccidere Pat Price. Ma io non ho ragione di crederlo. La presidentessa prende la parola e fa la sua prima dichiarazione al riguardo, una delle più importanti che lei abbia rilasciato da primo ministro. È ora chiaro che il signor Skripal e sua figlia siano stati avvelenati con un agente nervino militare di un tipo sviluppato dalla Russia. È parte di un gruppo di agenti nervini conosciuto come Novichok. Causa soffocamento. Ho detto: che cosa state intendendo? Perché questo è successo un decennio dopo. Quando hanno intervistato un agente del KGB che era coinvolto nelle squadre di assassinio. E l'intervistatore gli ha chiesto: come fai? Come porti a termine gli assassini? Lui ha risposto: se noi abbiamo un target, prima guardiamo il suo profilo medico e poi facciamo qualcosa che fa in modo che le sue condizioni mediche esistenti peggiorino. Così tutti quanti pensano che sia soltanto un problema di salute preesistente peggiorato. E così non veniamo mai scoperti. E quindi l'intervistatore, così mi hanno detto, non ho ancora visto il programma, gli ha chiesto: hai mai veramente utilizzato questo approccio? E lui ha detto: sì, su un medium che lavorava per la CIA.
loro veramente hanno un programma sovietico sul strangolamento a distanza. La signora Valenskaya è stata a capo del progetto di ESP a Mosca. Kamensky era a Mosca e Nikolaev era a Leningrado. Kamensky ha immaginato di provare a strangolare Nikolaj. Nikolaj non lo sapeva, però a un certo punto ha incominciato a non essere più capace di respirare. Era quasi in uno stato di incoscienza e a un certo punto tutto è sparito solo perché a Mosca Kamensky ha smesso di trasmettere questa immagine di strangolamento. Mi sono frustrato e ho realizzato che potevamo essere intrappolati nel nostro stesso successo. Ora tutto era un segreto, non potevo neanche parlarne con la mia famiglia. I nostri telefoni erano sotto controllo. Questo era un programma segreto, ma noi non stavamo pubblicando niente. Siamo andati dai committenti della CIA e abbiamo detto: sentite, dovete lasciarci pubblicare qualcuno di questi esperimenti. Tutti stanno incominciando a dire: ehi, forse è un programma segreto. Quindi ci hanno dato il permesso di mettere insieme una serie dei nostri esperimenti dell'area della Bayer di San Francisco e pubblicarli. Non ci avrebbero fatto pubblicare le cose scottanti e non gli interessava delle grandi implicazioni politiche del nostro lavoro. Forse avevo fatto un patto col diavolo. Ho detto, falli tornare indietro e farne ancora di più. Bella cosa ovvia era fare qualcosa dal punto di vista operativo. Quindi ho cominciato a cercare in giro un progetto che potesse avere un qualche impatto. Un laboratorio di ricerca, e questo è tutto quello che dirò. Questo è stato il nostro primo vero sito sovietico, il numero uno. Pat Price era il vedente remoto in questo caso. Le persone della CIA sono venute da noi, ci hanno soltanto dato queste coordinate, ci hanno detto guardate qui. Allora lui si piega indietro sulla sua sedia, si mette gli occhiali. Io gli ho detto ma perché si mette gli occhiali? Lui ha detto mi metto gli occhiali perché vedo meglio in remoto con i miei occhiali. Io mi sono seduto e ho detto ah ok. Mi sono seduto col caffè e gli ho detto, che cosa stai vedendo? La mattina sono tornati con uno schizzo. E gli abbiamo fatto vedere la foto. E lui ha detto, ho questa immagine quasi di fantascienza. Abbiamo guardato il lavoro ed effettivamente siamo rimasti sconvolti dalle similarità. Abbiamo tirato fuori una grande foto di questo sito con tutte queste costruzioni in ferro e proprio in mezzo al sito c'era una foto di questo grandissimo carrello. Lo schizzo alla sinistra è quello stato prodotto da Price e questo è quello derivato dalla foto. Vi ho detto questo è un enorme carrello e vedo persone che ci camminano, una gigantesca gru e infatti si vedeva nella foto una persona sopra queste gru e poi abbiamo chiesto Pat che cosa vedi sottoterra. Lui ha detto una delle cose importanti che si fanno qui è fare delle sfere d'acciaio di 60 piedi, in realtà erano 58 piedi. Quello che mi è stato detto dagli analisti di questa zona, Semipalatinsk, è che loro non erano a conoscenza di queste gru. Alla fine hanno tirato fuori questa sfera di metallo di 60 piedi. Era vaso di contenimento di un'arma nucleare che serviva a distruggere i satelliti di sorveglianza americani. Esattamente quello che Price ha descritto. Queste sfere sono rimaste sconosciute all'intelligence statunitense fino al 1977, due anni dopo la morte di Price. Alla fine la CIA ha tagliato fuori lo Stanford Research Institute per motivi di sicurezza e ha deciso di lavorare direttamente con Pat. Hanno fatto questo. La CIA ha mandato Pat in una fattoria nei dintorni di Washington per fare da spia alla CIA. Eravamo entrati nelle ambasciate estere, in paesi esteri.
E ce l'avevamo fatta, avevamo i file operativi. Quindi quello che abbiamo fatto è stato prendere Pat Price e l'abbiamo portato a una di queste persone che aveva fatto uno di questi ingressi. Era nella stanza con Pat. Quindi gli abbiamo dato una fotografia dell'esterno del palazzo. Lo scopo di questi operativi, di questi agenti operativi, era di trovare la stanza dei codici dell'ambasciata e praticamente prenderli. Quindi sono riusciti a entrare nell'ambasciata, a trovare la stanza e uscire prima che l'ambasciata aprisse il giorno seguente. Aveva suppostamente localizzato il luogo fisico dell'ambasciata e la stanza dei codici. Quindi l'agente operativo è riuscito veramente a trovare questo posto esattamente dove gli aveva detto Pat all'interno del palazzo ed è riuscito a entrare nella stanza dei codici. Andiamo dal mago di Sonning Court. Ehi, siamo tutti per Russell. Venite dentro. Questa persona sa molto di stanze dei codici. Ha detto di avere passato molto tempo a lavorare per il Mossad e forse sa anche dirci che cosa è successo a Pat Price. Puoi dirci di che cosa stavi leggendo, che cosa hai trovato nella stanza dei codici? Sì, veramente c'erano due o tre stanze schermate. Si trovava veramente nel Duomo della Capitale, questa stanza schermata. È una stanza dove non si può arrivare facilmente. Perché le mura sono piombate, ci sono diversi tipi di materiali per schermarle. Sai, potrebbe anche essere una cantina per i vini, quindi fare lavoro segreto, puoi bere vino e ubriacarti. Ecco, le stanze schermate sono una conversazione perfetta. Sì, per parlare della morte di Pat Price. E Pat era arrivato con questa descrizione di questa infrastruttura subacquea di salvataggio a molti chilometri dalla costa. E questa era l'informazione che era stata passata alle scrivanie della Libia. Loro avevano trovato l'infrastruttura, in pratica, dove lui aveva detto che era. Non l'avevano mai vista prima e pochi giorni dopo Pat Price è morto. Questa è stata la fine di Pat Price. La CIA aveva portato Pat Price lontano da noi e 4 mesi dopo essere entrato nella CIA, Price era morto. E la grande domanda è, era stato ucciso o è morto di morte naturale? Come nei film, vuoi sapere, è saltato o è stato spinto? Cosa pensi tu? Gli infermieri del pronto soccorso hanno detto che un individuo era entrato con lui, con una valigetta, che ha mostrato ai medici del pronto soccorso con delle analisi recenti che venivano da quell'infrastruttura dove noi facevamo le visite cardiologiche. E hanno detto, questa persona aveva seri problemi alle coronarie e ha avuto un attacco cardiaco. Quindi anche se è morto da solo in una stanza d'hotel, hanno deciso, ed erano all'interno dell'ospedale, e c'era la polizia, di non fare analisi e autopsie. E quindi non hanno fatto nessuna autopsia. Vi sembra corretto? E quest'uomo poi è scomparso con la sua valigetta, con queste analisi. Il corpo è stato portato via, cremato, e poi hanno chiamato sua moglie. Sì, wow. Di Price si sapeva che aveva problemi al cuore e ha avuto un attacco cardiaco. Sì, e poi? I russi possono averlo ucciso. Sì. La mia opinione è che la CIA ha scoperto facilmente di avere un terribile problema. Dopo la morte di Pat Price, la Chiesa ha cercato di minacciare l'IRS usando documenti classificati. C'era un ufficio pieno di documenti in questa chiesa e la chiesa aveva problemi col governo. È tornato dai suoi ufficiali della chiesa e gli ha subito raccontato tutto quanto quello che aveva detto, quello che avevo detto io.
che questo ragazzo che camminava sulle acque era un traditore. Io non credo che lui fosse una spia per la sua chiesa. Ero scioccato e devastato, non avevo idea di questo. Se tu entri nell'ufficio del presidente e leggi i codici delle bombe nucleari, se viene fuori che Superman è un agente che fa il doppio gioco, che cosa fai? Se lui non aveva capito e aveva misinterpretato quello che poteva dire al suo confessore nella sua chiesa, io gli perdono questo. Questa non è colpa di Pat. Noi che siamo nell'intelligence, che sappiamo quello che succede nel mondo, e avendo lavorato per certe, sai, agenzie, so qualcosa di più riguardo questa storia. Ecco perché volevo parlarti. Delle persone che hanno questo valore così grande non vengono mai fatte fuori. Li tentano con grosse somme di denaro, dimore, case, per lavorare per loro. Non li uccidono mai, sarebbe come uccidere la gallina dalle uova d'oro. La CIA ha dato il permesso di uccidere persone usando questo veleno? Sì, e specialmente con un tipo di veleno che potenzialmente può uccidere il target senza che nessuno se ne accorga. Ma la CIA ha rivelato che c'è stato questo attacco di cuore. Ma la CIA non è nel business di uccidere persone. Beh, erano nel business di creare una macchina da guerra molto complicata che uccideva le persone e hanno avuto molti problemi per questo. E poi Pat, prima di venire ucciso, stava venendo a trovare noi e prima di andarsene ha chiamato molti dei suoi amici per dire addio. In breve quindi ha predetto la sua stessa morte e ha preso $1 milioni da mettere nell'assicurazione per la sua vita da dare a sua moglie. Oh, vedi, non lo sapevo, interessante. E ha cambiato i suoi programmi per andare a visitare suo figlio a Salt Lake. Forse lui stava prevedendo con le sue abilità che stava per morire. Era anche uno dei più grandi chiaroveggenti al mondo. Sì, sì. C'è anche chi sta speculando che Pat non sia mai morto, ma sia ancora vivo e al lavoro. Certo, è solo speculazione. Non c'è scritto niente sulla sua tomba. Lui meritava qualcosa di meglio. Dopo poco dall'accaduto, io e Al siamo stati richiamati a Washington per un'investigazione. La CIA credeva di farla franca eliminando il contratto con lo Stanford. Questo dopo che Pat aveva ritrovato quella infrastruttura con quelle grandi sfere d'acciaio a Semipalatinsk, quando nessun altro dell'intelligence degli USA sapeva. Era entrato nei palazzi del potere e aveva fatto sorgere nuovi timori riguardo alle spie chiaroveggenti della Russia. L'House Committee on Intelligence Oversight ha deciso che ci doveva essere stata una falla di sicurezza che ha dato ai chiaroveggenti della California informazioni che nessuno nel resto della comunità di intelligence aveva. Ero veramente contento dell'opportunità di poter parlare con loro, perché a questo punto della nostra carriera più persone ad alti livelli sapeva quello che stavamo facendo e più supporto ci sarebbe stato per portare avanti il programma. Sfortunatamente oggi abbiamo scoperto che questi sforzi da parte della Russia per indebolire gli Stati Uniti non sono nuovi. Tutto quello che posso dire è che se i risultati sono stati falsificati, il nostro sistema di sicurezza non funziona. Quello che queste persone hanno visto è stato confermato dalla fotografia aerea. Non c'è alcun modo in cui possano essere stati falsificati. C'erano 4 senatori là fuori che stavano combattendo per fare continuare il progetto. Cosa ci sarà dopo? Stiamo guardando una nuova cortina di ferro lungo l'Europa dell'Est? E così ci hanno dato supporto per un altro decennio.
Un fisico ha detto: non c'è più niente da scoprire nella fisica perché abbiamo imparato tutto quello che c'è da sapere. E ora ci guardiamo indietro e vediamo che quello che credevamo di sapere è solo un minimo frammento. Nonostante la CIA abbia pubblicamente denigrato l'idea della visione remota e dichiarò di non essere più interessata nel soggetto dopo la morte di Pat Price, il profilo in ascesa della Stanford University li ha portati a collaborare con ogni singola branca dei dipartimenti di intelligence. La Defense Intelligence Agency ha fatto un contratto con l'esercito degli Stati Uniti nel 1978. But this being the army, it really starts with drill, naturally. Migliaia di truppe a Fort Meade, Maryland, sono stati selezionati dall'intelligence dell'esercito per trovare i migliori sei che sarebbero stati a capo del progetto. Questi erano matricole, ragazzi normali, veterani del Vietnam che sono stati scelti perché avevano avuto talento nell'evitare i segnali delle telecomunicazioni. E alla CIA questo non piaceva. Questo ha causato delle falle. Il più decorato è stato il vedente remoto 001. Chief Warrant Officer John McMonigal. Il Museo d'Arte dello Stanford è stato il primo esercizio di visione remota di Joe McMonigal, oltre a altre 5 prove con lui. In tutto abbiamo fatto 36 prove con i 6 militari del plotone. Su tutte queste prove, questi soldati sono stati in grado di prendere al primo colpo 19 target, quando se ne aspetta soltanto 6 come casualità. Questo è un risultato così eccellente che le probabilità che sia casuale sono minori di 1 su 1 milione. Joe ha avuto la Legione d'Onore, questo era qualcosa di veramente grandioso, è la seconda onorificenza più alta per un non combattente che i militari concedono. Lui ha fatto più missioni di visione remota di nessun altro vivente. Eccoci sulla cima della montagna dove ogni grande profeta vive. Lui è stato il primo a parlare quando parte di questo programma è stato desecretato nel 1995, conseguentemente denigrato dalla CIA. È riuscito a localizzare ostaggi americani in Iran. C'erano altri 2 o 3 che erano stati portati via dall'ambasciata, nessuno sapeva esattamente dove fossero. E quindi ci è stato chiesto di aiutare a identificare il luogo dove si trovavano. Sono stato pagato per fare visione remota per l'esercito degli Stati Uniti per 6 anni di seguito. Si è dimostrato una delle persone più chiaroveggenti con cui abbiamo mai lavorato. Dovevi veramente tirare fuori dal nulla informazioni a cui non avevi assolutamente nessun accesso, usando la tua mente. La visione remota è stata per la prima volta portata alla mia attenzione da Skip Atwater. Ho avuto occasione di fare questo lavoro di controintelligence per 9-10 anni. Avevo letto questo libro chiamato Mind Rich e ho detto: se quello che dicono in questo libro è vero, c'è un'enorme falla nel nostro sistema di controintelligence. There's a huge gap in our counterintelligence effort here. Quando gliel'ho detto, mi ha detto: è vero. And the next day I came in and he says: you're right. If this is true, what's being said in this book. Se questo è vero, c'è un'enorme minaccia alla comunità di intelligence. This might in fact be a threat to the intelligence community. Uno dei nostri più grandi successi operativi è stato quando Joe McMonigal ha indicato e descritto un sottomarino russo in un luogo che era totalmente inaspettato. Era un edificio molto molto grande. Non avevamo abbastanza agenti di intelligence con mezzi ordinari per sapere che cosa ci fosse all'interno di quell'edificio. L'edificio si trovava a centinaia di yard dall'acqua. Quello che siamo riusciti a vedere attraverso la visione remota era che stavano probabilmente costruendo un nuovo sottomarino. Questo sottomarino era unico ed aveva dei buchi che erano tutti attaccati l'uno con l'altro in questo modo. Quindi avevano questi buchi gemelli molto larghi, era molto più grande, il doppio più grande di ogni sottomarino esistente all'epoca. Aveva dozzine di nuove capacità. E ho detto: lo lanceranno in 120 giorni. E il senior officer della CIA era in disaccordo con me. Ha preso accordi per guardare nell'area solo 14 giorni dopo. Ed effettivamente avevano appena lanciato il più grande sottomarino nella storia, chiamato TK-089, un sottomarino di classe Typhoon. L'unica risposta che abbiamo avuto da quell'individuo è stata: colpo di fortuna. E quell'individuo era Robert Gates.
Credete che questo sia valso i soldi dei contribuenti? Beh, tutto quello che posso dire è che in 20-25 anni ero forse in una posizione in cui ero consapevole, non solo a conoscenza di una singola occasione in cui sia stato documentato che questo tipo di attività abbiano contribuito in alcuna significativa maniera ad alcuna decisione di politica o a informare i creatori dei metodi di procedimento riguardo ad alcuna informazione importante. Nell'ottobre 1983, il segretario dell'esercito John March è stato contattato dal tenente Buzz, che gli ha fatto rapporto riguardo al fatto che 350 di 700 missioni di visione remota, il 50%, avevano informazioni di valore per l'intelligence e oltre l'85% di queste ha dimostrato l'esistenza della visione remota. Abbiamo probabilmente portato più informazioni per l'intelligence in quel sottomarino in 4 giorni di tutto il periodo sovietico. Quello che devi capire è che il programma operato anno dopo anno era basato sui successi, non sui fallimenti. E il fatto che veniva sovvenzionato su base annuale spiega in maniera molto chiara il perché sia esistito per 20 anni. I proponimenti nei termini dei compiti che venivano assegnati, la CIA è stata il dipartimento di intelligence che ha utilizzato più visori remoti rispetto a tutti gli altri. Sì, sono familiare con la frase di Gates che ha detto: abbiamo chiuso il programma perché non è mai venuto fuori niente di interessante. Lascia che ti legga soltanto questa frase che ho qui. John McMonigle ha avuto la Legione di Merito e quando gliel'hanno assegnata lo hanno fatto dicendo che hanno utilizzato i suoi talenti in oltre 200 missioni che riguardavano oltre 150 elementi essenziali di informazioni. Questi EEI, elementi essenziali di informazione, contenevano elementi di intelligence critica ai livelli più alti dell'echelon del governo, incluse le agenzie di più alto livello, tutti i capi degli staff, la DIA, la NSA, la CIA, la DEA e i servizi segreti, producendo informazioni di vitale e cruciale importanza per l'intelligence che non erano disponibili in nessun altro modo. Ciò tenderebbe a suggerire che Gates non stesse dicendo la verità. Noi abbiamo avuto il totale supporto di 5 amministrazioni, una dopo l'altra. Carter si è alzato e ha detto: abbiamo fatto quella cosa meravigliosa quando abbiamo trovato quei 2 aerei russi. E l'agente di rapporto gli ha chiesto: come li avete trovati? E lui ha risposto: abbiamo usato i nostri chiaroveggenti. Vorrei parlare con l'ex presidente Carter riguardo a quella missione in cui hanno trovato questi 2 aerei spariti nello Zaire. Abbiamo tirato fuori dalla giungla questi 2 aerei sovietici prima che i sovietici potessero trovarli. Questo è scritto nella sua recente autobiografia. Una volta ci è successo di avere un piccolo aereo che era sparito in Africa e davvero volevamo sapere dove poteva essersi schiantato. Non eravamo in grado di trovarlo con la nostra sorveglianza. Quindi il direttore della CIA mi ha parlato di una donna in California che era una medium, non saprei come altro chiamarla, e lei ci ha dato la latitudine, la longitudine che è stata provata a essere accurata e qualche giorno dopo mi è stata mostrata un'immagine della fotografia dell'aereo completamente distrutto. Questa è stata la prima volta a cui ho assistito a qualcosa di inesplicabile mentre sono stato presidente. Quando sono entrato nell'ufficio ho detto: io capisco che ci sono alcune persone che riescono a trovare delle cose. C'è un contratto dello Stanford, ci sono persone dello staff dentro. Era un progetto veramente top secret, ma noi avevamo bisogno di trovare quest'aereo che era stato perso. E come riuscivamo ad arrivare in Africa prima che lo facessero i sovietici? Sarebbe stato impossibile. L'avevamo cercato in qualsiasi modo e loro ci hanno risposto: questo è perché non era lì, lo stavate cercando nel posto sbagliato. In realtà l'aereo è lì. A quel tempo un'intera comunità di intelligence era coinvolta. Lei ha disegnato questo, ha preso lo schizzo e l'ha dato al team di ricerca. E quindi ho guardato questa enorme mappa, non riuscivo proprio a capire dove potesse essere, a orientarmi, ma lei ha preso la mappa e ha disegnato questo cerchio rosso, ha detto: è lì. Abbiamo mandato un elicottero a investigare l'area e proprio nel momento in cui si sono trovati sopra quell'area, nella giungla,
hanno visto un pezzo di metallo ed era proprio l'aeroplano che si era schiantato. Era all'incirca un miglio da dove lei ci aveva indicato sulla mappa. Tutta l'informazione era nel campo prima che l'aeroplano venisse trovato. E la CIA ha fatto un controllo speciale su questo, per accertarsi che la mia storia fosse veritiera e comprovata. L'informazione era lì prima che noi sapessimo dov'era. La donna che ha disegnato lo schizzo a cui si riferiscono Dale e il presidente Carter era un ufficiale della Air Force. Lei e un altro vedente remoto dello Stanford, anch'egli cruciale nel successo del caso, non si sono mai fatti avanti. La ricerca dell'SRI sulla visione remota ha dimostrato che non ci sono limiti di alcun tipo per questa abilità, né teorie che potessero spiegarlo. Mentre il team collezionava successi dopo successi, sempre più in alto nelle catene di comando si poneva la domanda: com'è possibile tutto ciò? Ho detto: abbiamo questi esperimenti di visione remota e i risultati sono veramente significativi. Ha detto: uno di questi ragazzi è cieco e l'altro è pazzo. Il team perfetto per testare le abilità psichiche. Questo è quello che ho pensato anch'io. Ovviamente non c'è alcun modo di avere a che fare con persone che non vogliono sapere. La tempesta stava imperversando e ci hanno cambiato direttore della ricerca dello sviluppo. Lui non riusciva ad accettare la realtà delle attività paranormali. Lui ha detto che sapeva che questo non era reale. Quest'uomo è saltato su dalla sedia e ha detto: ah, so che cosa sta succedendo, volete sapere chi di noi è un credulone? Io non ne voglio sapere di queste fandonie. E se n'è andato fuori dalla stanza. Una settimana dopo sono tornato da lui e gli ho detto: puoi valutare la questione, puoi dirmi che cosa hai pensato? E lui mi ha detto: no, non ho valutato e neanche lo farò. E ho detto: cosa? Siamo dei fondamentalisti, potrebbe essere qualcosa di demoniaco. No, io non ne voglio sapere, ha detto. Tu stai lavorando con delle persone che hanno fatto un patto con il diavolo e sei parte del movimento dell'anticristo. Allora io ho preso i dati e me ne sono andato. Le persone che negano che abbiamo una coscienza che vada oltre al nostro teschio sono una forza potente all'interno degli Stati Uniti e sono antiscienza perché non rispettano o non accettano i fatti. Sono persone la cui visione del mondo è basata sulla fede, di un tipo molto particolare. E nel credere nei dogmi. Sì, è una questione di dogma, assolutamente. Da un punto di vista religioso, intendo dire, hanno letteralmente paura di queste cose. E si tratta della metà delle persone su questo pianeta, e questo è molto dannoso. Ho conosciuto un senatore a vita che si è proprio alzato e mi ha detto: tu stai facendo il lavoro del diavolo, brucerai nelle fiamme dell'inferno. Questo è un membro del congresso e nello stesso incontro, nella pausa caffè, un altro legiferatore, senior, mi ha abbracciato e ha sussurrato nel mio orecchio: stai facendo il lavoro di Dio. Allora, quale dei due fa più paura? Io credo che la ricerca psionica sia importante perché è una parte essenziale della realtà di cui la scienza non ha ancora preso nota. In più ci sono molti fraintendimenti al riguardo, persone che danno per scontato senza alcuna prova che queste cose non esistano. È soltanto un dogma e la scienza non dovrebbe essere dogmatica. Quante persone hanno testimoniato di aver sperimentato percezioni che non si allineano a un paradigma materialistico e poi gli viene detto che sono deliranti solo perché le loro esperienze non si conformano al dogma altrui? Tutto questo è fondamentalmente così antiscientifico e dico questo perché amo la scienza e rispetto alla rivoluzione della scienza negli ultimi 400 anni, ma quando le persone parlano alle autorità scientifiche e gli viene detto che tutte le esperienze possono solo essere funzioni del cervello e qualsiasi esperienza che non possa essere
spiegata da un paradigma materialistico sia un'illusione? Tutto questo è deumanizzante, pomposo, arrogante e chiuso mentalmente. E tutte queste parole non dovrebbero mai trovarsi nella stessa frase di qualcosa di scientifico, quando le prove sono semplicemente sbalorditive e il terreno delle prove diventa sempre più grande. E in poco tempo, se le persone continuano a insistere sul fatto che la mente non sia nient'altro che una proprietà del cervello, verrà ampiamente riconosciuto che sei solo un ignorante se pensi questo. Il punto chiave della fisica è che la fisica sta sempre evolvendo, che la nozione della fisica si stia sempre espandendo. Fenomeni che le persone oggi rigettano come impossibili potrebbero non essere rigettate come impossibili domani, perché domani avremo una teoria della fisica più estesa. Ora introdurremo le persone più controverse e sono rimasta scioccata perché loro non hanno trovato nient'altro che prove oggettive. Questa è scienza di altissimo livello. Sono felice di essere qui, il mio nome è Russell Targ, sono un fisico e sono molto contento di parlarvi dell'encomiabile lavoro che abbiamo fatto allo Stanford Research Institute investigando le abilità psichiche. Ho una piccola pagina su Wikipedia di qualche riga che descrive come sono nato a Chicago e che ho lavorato con Al Puthoff in una pseudoscienza chiamata visione remota. Ah, quindi se possiamo mangiare fish and chips con una tazza di tè dobbiamo essere per forza in Inghilterra. C'è stato un tempo in cui ero malato e non volevo che la mia autobiografia fosse così ad un'unica dimensione. Quindi ho scritto che sono stato un pioniere nello sviluppo del laser, che ho scritto molti articoli scientifici sul laser. E Wikipedia cerca di sminuire questa parte. Mi hanno scritto che le persone non erano interessate ai miei lavori sul laser, vogliono sapere solo del tuo lavoro con la pseudoscienza. E io ho risposto a Wikipedia, la maggior parte della mia vita è stata spesa sulla ricerca laser e non mi hanno permesso di aggiungere quella parte, mi hanno bannato da Wikipedia. E poi sono andato ad aiutare Brian Josephson e allora attraverso questa sezione con Brian Josephson su Wikipedia sono riuscito ad avere il reinserimento della mia biografia con le correzioni che volevo apportarvi. Tu pensi che la coscienza si trovi nel campo quantistico? Questo ovviamente è estremamente eretico. Ma non solo io ho avuto il mio mandato, ma sono anche già in pensione, quindi non devo preoccuparmi di essere considerato eretico. Stanno facendo foto? Ti stanno intervistando, eh? Sì, sì, mi hanno intervistato. Che cosa devono fare delle riprese? Alcuni lavori di ricerca. Hai paura di dire la verità nella sua completezza? Veramente, forse le persone non contemplerebbero di sbarazzarsi del vincitore di un premio Nobel. Quindi ho avuto più o meno libertà in quello che potevo fare. E ricevere fondi è stata una questione differente. Hanno detto a certe persone, ti daremo fondi se lavori con chiunque tranne Josephson. In linea di massima, le persone interessate a questo lavoro sono venuti nel nostro laboratorio e gli abbiamo chiesto di fare parte dell'esperimento e sperimentare per se stessi la visione remota, che è una prova molto accurata di solito. Uno dei maggiori scettici era il sottosegretario della difesa Walter LeBerge, che continuava a ricevere voci su questi scienziati di Menlo Park. Quindi ha deciso di farvi visita usando il suo elicottero della Air Force, che è atterrato sul luogo alzando un grandissimo polverone e il profilo non era poi basso come lo voleva tenere. Pensando che tutto ciò fosse ridicolo, LeBerge ha deciso di rendersi volontario come soggetto di sperimentazione. E nonostante non avesse mai avuto precedenti esperienze psichiche, il suo esperimento è stato un successo e ha descritto in grandi dettagli i target che gli erano stati assegnati. E molti altri uomini del congresso e senatori hanno fatto la stessa cosa avendo i medesimi risultati. Era diventato chiaro che questa è un'abilità comune e tutti questi sono quindi diventati poi dei grandi sostenitori del progetto. Ma come potevano mostrarlo quando si trattava di una cosa top secret?
La loro prima intuizione di quanto fossero comuni queste abilità gli venne quando un vedente remoto un giorno non si presentò al lavoro. Così ho avuto la possibilità di andare in Costa Rica. E ogni giorno un vedente remoto in California doveva descrivere dove mi trovavo. Un particolare giorno ho avuto la possibilità di fare un trucco. Ho preso un aereo e sono atterrato in un'isola, in Colombia. Solo che quel giorno il vedente remoto non si è presentato. Allora Russell Targ ha deciso che avrebbe fatto lui la visione remota. Quindi Russell stava sempre cercando di sopprimere i dati che gli venivano in mente, diceva, ah, sicuramente starò sbagliando, ma continuavano a venire fuori. Non c'è nessuna ragione per cui tu debba essere in un aeroporto. E continua a vedere questo oceano alla fine della pista d'atterraggio. E lui sapeva che l'oceano era a molte miglia di distanza dalla Costa Rica dove io mi trovavo. E invece era esattamente dove ero quando ho preso questo aereo. È stato tu a fare questa foto? Qualcun altro ha fatto la foto quando abbiamo ottenuto questi dati dalla visione di Russell, l'hanno presa dallo stesso angolo. Quindi di sicuro anche uno scienziato può fare una buona visione remota. Questo ha portato a una richiesta da parte dei committenti della CIA di portare all'interno del programma una persona che non avesse veramente nessuna abilità psichica, ma questa persona si è dimostrata la persona con le più grandi abilità psichiche, anche più dell'infame Pat Price, a livello statistico. Ci è stato chiesto di portare una persona che fosse per il gruppo di controllo del programma. Ho scelto di lavorare con Ella Hamid, che era un'amica di famiglia. Lei mi ha giurato di non avere mai fatto un esperimento di abilità psichiche prima e che sarebbe stata molto felice di fare parte del nostro programma. Zack. Questo è un esperimento di visione remota con Russell Targ e Ella Hamid. Questo venerdì, l'11 ottobre 1974, alle 4:20, Russell Targ e Ella Hamid sono nel laboratorio dello Stanford. Quando ho lasciato lo Stanford, mi è stata data una destinazione scelta a caso. Sto guardando a una struttura che ha 4 piani d'altezza. Uno strano zigzag. È come se vedessi una serie di punte di montagne in alto e possono essere soltanto delle forme fatte così. L'interno della struttura sembra essere aperto verso cielo anche, si vede il cielo. Quadrati su quadrati su quadrati, va verso il basso come se fosse un tunnel, un canale. Sembra una specie di condotto. Ecco dove si trovava Al-Putov al tempo della prima visione remota di Ella Hamid. Forse il più pericoloso segreto di tutti che Russell Targ stava per divulgare al mondo era che chiunque può avere abilità psichiche. Adesso abbiamo un target che necessita di essere disegnato e descritto. Quindi vorrei che quietaste la vostra mente e faceste un piccolo disegno delle immagini che vengono in testa all'interno della vostra consapevolezza. Mettiamo sulla carta la forma, le forme pertinenti al luogo di cui stiamo parlando, dove si trovano Paul e Cinzia, in un posto molto interessante con erba verde. Qualcuno nell'audience ha disegnato delle cascate di acqua? Sì, ecco qua la cascata. Il primo obiettivo che avevo venendo a questa conferenza era di comprendere le mie abilità come vidente remoto. Non potevo crederci, ma è diverso quando lo fai tu. Non ho mai fatto questa cosa prima. Tutto sta nel mandare il messaggio alle persone che se tu metti il cuore e la mente in qualcosa, veramente tutto è possibile. Il mondo è tuo. Quando le persone riescono a farlo, capiscono, non sono solo io, non è solo la mia immaginazione. Tutti noi. Sai, è la parte scientifica che mi ha attirato di più, i dati sperimentali. Intendo dire, è una questione di comprendere che cosa significa veramente essere umani, quali sono veramente le facoltà di un vero essere umano. E credo che se veramente il mondo avesse accesso a questa risposta, questo cambierebbe tutto. Stiamo andando a Las Vegas.
Le abilità psichiche sono reali. Tutti voi avete queste abilità. Andiamo a fare un piccolo test gratuito di ESP con internet. Con il tempo ne sapremo sempre di più. Riguardo a tutti i soggetti che si sono presentati, non c'era niente di diverso, erano tutte persone normali. Come nell'arte e nella musica ci sono dei virtuosi, ma tutti quanti ce le hanno. E si tratta soltanto di una questione culturale che non dà valore a queste abilità psichiche, che sono di tutti. Si tratta solamente di essere umani, è in pratica tutto quello che significa. Potrebbe essere che le abilità psichiche siano molto più comuni di quello che pensiamo? Anche l'agenzia della CIA nel 75 lo stava facendo questo segretamente, secondo il project manager originale Ken Kress. Sì, a quell'epoca un agente della CIA di nome Francine è venuta avanti perché voleva essere un soggetto di studio. Lei e un suo collega che hanno voluto fare la stessa cosa erano impiegati della CIA, non dello Stanford. Li abbiamo coinvolti con l'aiuto di un analista della Libia. Non mi ricordo esattamente qual era la specialità di Francine, ma Ed, il suo collega, era un ingegnere. Come Pat Price, vedeva cose molto specifiche. Diceva, quello che vedo è un radar sovietico coinvolto con la difesa aerea. E andava avanti con tutte queste cose. Quindi ho impacchettato tutti i dati, li ho mandati all'analista e mi ha detto, sai, abbiamo un agente in quella zona che dice cose simili. E gli ho detto, è una buona notizia per me. Quando loro venivano da noi, non era chiaro se lo facevano per trovare dei difetti nei nostri moduli o venivano per essere addestrati, o entrambe le cose. Sì, potrebbero essere state anche delle strategie per valutare, ma poi alla fine si motivavano a essere dei partecipanti. Nel 1981 il programma è diventato sempre più operativo. Il governo era sempre meno interessato nella ricerca. Volevo liberarmi di tutta questa segretezza. Sì, tutto questo dal punto di vista scientifico non è stato molto buono, però hanno incominciato a fluire dei fondi, quindi non posso lamentarmene. È venuto quest'uomo del governo e ci ha detto non paghiamo più questo istituto per fare ricerca, ma per vedere effettivamente in modo operativo che cosa sapete fare. Mi aveva spezzato il cuore la faccenda. Al e Ingo erano più riservati che mai. Ingo era a capo dei chiaroveggenti dell'esercito, perché il programma per loro era così complicato che solo lui poteva insegnarglielo. E mi è arrivata una nota dal mio partner che mi ha chiesto se veramente stavo dando o no un contributo a questo programma. Il dato più interessante che era emerso dalle ricerche dello Stanford era esattamente il motivo per cui Russell ha voluto andarsene. Era un segreto così grande che se il grande pubblico davvero lo avesse saputo, avrebbe potuto portare insieme i nemici e cambiare il mondo. Russell era la mente del progetto. A lui interessava portare avanti la questione puramente scientifica. Russell era il tipico scienziato pazzo. Ho deciso di andarmene nel 1985. Avevamo dozzine di vedenti remoti e molti, molti laboratori e collaboratori esterni, consulenti e così via. E stavo spendendo tutto il mio tempo non facendo ricerca, ma occupandomi di faccende personali, scrivere proposte. E un giorno mi sono svegliato e ho detto, beh, potrei veramente tornare alla ricerca. Ho detto, basta coi segreti. L'intelligence e l'SRI sono andati avanti con il progetto di visione remota per un altro decennio e l'hanno fatto senza essere notati da nessuno finché il più grande trionfo è uscito alla conoscenza pubblica. Ricordate quando Jimmy Carter ha detto di avere trovato l'aereo russo? Nel 1995 il presidente Carter ne ha riparlato all'interno di una conferenza nella Emory University, facendo uscire eccellentemente allo scoperto il nostro progetto segreto in diretta sulla CNN. Gli studenti hanno fatto domande su molti argomenti, alcuni seri e alcuni più leggeri, e come sempre il presidente Carter ha risposto a tutti.
Il rilascio di quella informazione ha contribuito a chiudere il progetto di visione remota allo Stanford Research Institute. Dopo che Russell e Hall hanno lasciato il programma, questo è continuato sotto Ed May, ma si è dovuto confrontare con la derisione. Quindi chiederei alla comunità di intelligence di guardare quello che faremo per i prossimi anni. La CIA ha pubblicamente deriso il programma dell'esercito e alla fine gli è stato chiesto di riprenderselo. È una priorità molto bassa per la comunità di intelligence. È meglio che gli agenti lavorino là fuori. Invece hanno commissionato un rapporto da parte di terzi per vedere se era, tra virgolette, di qualche valore per l'intelligence operativa. Quindi a cosa si aggiungono tutte queste storie? Che i due esperti commissionati dalla CIA per fare rapporto non erano d'accordo. Il primo era lo psicologo Ray Hyman dall'Università di Oregon. Il mio giudizio è che se qualcuno proprio me lo chiede, devo dire che le probabilità sono 99 a 1 che non ci sia niente nella visione remota che interessi. Io credo che la visione remota sia stata dimostrata per più di 20 anni di lavoro che è stato sponsorizzato dal governo. Ed May era molto arrabbiato della maniera in cui la AIR ha fatto rapporto. Era molto arrabbiato che non avessero guardato alla visione remota operativa e che non ci abbiano permesso di parlare di visione remota operativa. Penso fosse molto deluso, che era chiaro che c'era già una conclusione predeterminata, cioè che loro volevano già in principio chiudere il programma. Penso che chiunque dica che non abbiamo ancora provato la sua esistenza non abbia mai guardato i dati. Penso che francamente la gente non voglia guardare i dati. Loro hanno la loro visione del mondo e non vogliono che la loro visione del mondo venga scossa. Penso che chiunque guardasse queste cose con una mente aperta sarebbe convinto. Sono diventato 100% sicuro che ci fosse stata una reale acquisizione di informazioni. Sono diventato 100% sicuro che questi avessero un reale significato per l'intelligence. E sono divenuto il 100% sicuro che non sarebbe mai accaduto. Perché? Quello che io credevo sarebbero state le caratteristiche che lo avrebbero reso uno strumento utile sono state ignorate, negate e alla fine lasciate cadere. Cioè lo screening dei soggetti per trovare i più dotati. Sarai testato con attenzione per trovare i tuoi speciali talenti. Usando gli strumenti che io credevo che avessimo identificato, che all'epoca non erano politicamente corretti per essere utilizzati e che oggi invece sarebbe politicamente possibile utilizzare. Eccoci, siete arrivati. Ora potete rilassarvi un po'. Tu potresti avere un'abilità latente che veramente molti umani hanno, che potresti fare venire fuori da alcune persone con una sorta di programma di training e finirebbe come è finita. Dopo che abbiamo fatto il nostro rapporto, qualche mese dopo, forse un anno, ho ricevuto una chiamata da qualcuno che lavorava in alto nel governo e lui voleva sapere se era tutto vero. E gli ho detto, resto fedele a quello che ho scritto nel rapporto. E lui ha detto, voglio vedere se riesco ad avere accesso al lavoro operativo. Mi ha richiamato e ha detto, hai l'accesso? E nessuno dei box era stato aperto. Non avevano neanche guardato quei dati. Jessica è la presidentessa della Società Americana per la Statistica e dice che dai numeri la visione remota ha un'efficacia più alta dell'aspirina. Cosa stava cercando di nascondere la CIA, che non hanno neanche permesso ai dati di essere guardati? E perché alla CIA piacevano così tanto questi ragazzi dell'esercito? Noi abbiamo avuto il supporto totale di 5 amministrazioni una dopo l'altra. 5 amministrazioni ci hanno supportato, Russell. Privatamente. Quindi è stato un viaggio molto illuminante. Tu non sai mai chi sono i tuoi amici. Dopo che il DCI mi ha detto che il progetto era terminato, è stato così, era finito. Ken è stato rimosso come manager del programma della CIA poco dopo la morte di Pat Price e crede che il coinvolgimento della CIA sia finito insieme a Price. Però ho sentito che stavano discutendo il programma Stargate fuori dal canale. In altre parole, se tu stai parlando di un programma classificato in un'area declassificata, questo sembra proprio una violazione della sicurezza. C'è bisogno di investigarlo ulteriormente. Che cosa dovevamo fare? Il gioco era ignoralo e tutto passerà. Il suggerimento era ok, lascia che le persone se lo chiedano, ma se iniziate a lamentarvene, questo significa che noi avevamo veramente un programma e loro non volevano veramente affermare questo. La prima intervista di Russell con una delle più spettacolari spie dell'SRI è stata fatta a porte chiuse. Più avanti la gente l'ha chiamato per dirgli che il programma stava andando avanti e non volevano che si sapesse.
oltre alla derisione, qual era il grosso problema? Cosa significa tutto questo? Forse ci stiamo perdendo il quadro più grande? No, non è giusto. Ti ho detto prima... Due persone di cui mi fido, di cui uno è in una posizione di sapere, dice che il programma sta ancora andando avanti. Davvero? Quanto è utile la visione remota? Fino a dove si riesce a spingere Russell per dire al mondo quello che è diventato dolorosamente ovvio per lui? Questo è stato qualcosa che Russell è stato ispirato a considerare dopo aver assistito a Ingo Swann che ha predetto la bomba atomica cinese 3 giorni in anticipo del giorno del test. È un lavoro simile da parte di Steven Schwartz e questo ha coinvolto la precognizione, cioè il vedere nel futuro. Il colpo finale è stato quando ha ricevuto un pacchetto postale dal fantasma di un vecchio amico riguardo alcuni acquedotti il cui pensiero lo ha perseguitato per anni. Ho l'impressione di un impianto per il trattamento dell'acqua. Assomiglia a delle riserve per stoccare l'acqua. Qua giù c'è una stanza di servizio. Nella prima serie di esperimenti di Pat Price ha descritto la forma e le dimensioni della piscina che era il suo target, ma l'ha anche chiamato un impianto per il trattamento dell'acqua. Ha anche disegnato delle torri acquedotto, il che era completamente fuori luogo. Anni dopo la morte di Pat Price, ho ricevuto un libro di fotografie storiche. Era un regalo del sindaco di Palo Alto. Poi, quando ho aperto il libro sulla foto del parco Rinconada, 75 anni fa, in quel luogo c'era un impianto di purificazione dell'acqua. E le 2 taniche d'acqua che Price aveva indicato erano esattamente dove lui le aveva localizzate. Ed erano sicuramente la cosa più alta in tutta la città di Palo Alto, 75 anni fa. Ricordandomi della consapevolezza senza tempo di Pat, ho escogitato un piano per abbandonare il business dello spionaggio e cercare di svegliare il mondo intero. Questa è la sala della borsa a New York nel 1983 circa. È qui che la nuova società di Russell Targ, Delphi, decide di dire a tutto il mondo che erano dei chiaroveggenti. Abbiamo predetto i prezzi dell'argento da 2 a 4 giorni in anticipo. I nostri investitori hanno fatto profitti nelle 6 figure di mezzo. Era qualcosa che non potevo fare quando ero una spia. Predire il mercato volatile 9 volte in un colpo solo li ha fatti anche finire sulla prima pagina del Wall Street Journal. Avere ragione nella vita 9 volte su 9 è qualcosa di inaudito. Alcuni dei più spettacolari e più di successo tra i giochi in borsa sono stati veramente nella parte corta, quando facevano predizioni in anticipo del mercato che scendeva, andando quindi contro il trend. Ma ci sono anche elementi che non sono stati capiti, quindi non funziona sempre, per cui non metterei proprio i risparmi della mia vita in gioco con la visione remota del futuro. Le domande degli investitori e il peso del loro stesso successo ha portato un secondo round che non è andato altrettanto bene. I soldi si sono prosciugati e gli scettici invece sono sorti. Russell avrebbe dovuto andare ancora oltre per provare il suo punto riguardo alle capacità psichiche. Molto oltre. Quando mi hanno invitato a andare lì la prima volta, mi hanno scritto una lettera che diceva: per favore venite nell'Unione Sovietica così possiamo scambiare la propaganda. Io non ero preoccupato di questo, io mi fidavo di Russell. Lui è andato a chiedere il permesso, l'ho dato per scontato. Veramente sono molto convinto che se non l'avesse fatto sarebbe andato in prigione. No, non ho chiesto nessun permesso di andare in Russia, sono solo andato. Ovviamente non possono rivelare informazioni segrete, così ho dichiarato la mia indipendenza e me ne sono andato. Mi hanno detto, c'è qualsiasi cosa che tu vorresti vedere mentre sei qui? Sì, mi piacerebbe vedere l'ufficio di Brezhnev. Vorrei solo vedere dove si siede. Una volta ci hanno dato come target la descrizione dell'ufficio del premier Brezhnev nel Cremlino, con Ella Hamid. Ah, che era la persona di controllo inizialmente. Sì, lei. E esattamente come lei l'aveva descritta, c'era questa porta di pelle rossa, tutta impunturata. Un'enorme scrivania sulla destra, le finestre sulla sinistra e una porta nel muro dietro alla scrivania. Non siamo andati giù nella stanza dei computer. Quando parlavamo con l'Accademia Sovietica delle Scienze, per esempio un fisico si è alzato e ha detto: sembra che se il vedente esperto riesce a focalizzare la sua attenzione in qualsiasi punto del pianeta, allora non sia più possibile nascondere alcunché. È vero o no?
E i russi nel pubblico erano molto scioccati da questo. Ho sentito proprio cadere le tazzine di tè sul tavolo. La vera e propria idea di segreto non è nella nostra vera natura. L'apertura lo è. 40 anni fa ero qua, esattamente in questo posto. Credo che il mondo non si aspettasse che gli scienziati americani e russi potessero lavorare insieme. Nel 1987 ho iniziato a insegnare visione remota in Russia e al momento nessuno in Russia sapeva queste cose. Yuri è uno degli psicologi russi che Russell ha conosciuto nei suoi viaggi e ora lui è venuto via dal freddo e si è portato alcuni amici. Quando ho deciso di andare negli Stati Uniti per iniziare gli addestramenti con Russell Targ, è stato prima di tutto per Russell Targ. Quando ho lasciato lo Stanford, sapevo poco del fatto che i russi sarebbero diventati capitalisti. Oggi i russi stanno invadendo. Avendo assistito al crollo dell'Unione Sovietica da cadetto al West Point e ritrovandomi oggi qui, mi sento un po' perso. Il popolo russo è veramente entusiasta della visione remota. Oggi in Russia io insegno visione remota. Io e i miei compagni facciamo predizioni per eventi sportivi. Al momento abbiamo un 75-80% di accuratezza nelle nostre predizioni. In Russia pagano molto bene per questo tipo di lavoro. L'istruttrice di visione remota Lori Williams ha portato un gruppo di 20 dottori e ingegneri russi a Los Angeles per imparare la visione remota per se stessi. Quindi l'evento di cui lei chiedeva era già successo? Beh, ho ricevuto questa telefonata da un uomo che aveva un forte accento russo e mi ha chiesto se avrei voluto iniziare a insegnare la visione remota ai russi. Non stiamo ancora facendo visione remota. E quindi, quando mi ha chiamato, mi ha detto, perché non facciamo qualcosa a Los Angeles? E quindi la cosa poi è nata da lì. Abbiamo incominciato a pianificare queste cose un anno fa a Los Angeles. Faremo una veloce revisione. Usando questi strumenti non possiamo più essere rivali. Ok, quindi tutti gli studenti hanno ricevuto target individuali, quindi nessuno andrà a guardare il target di qualcun altro, ognuno ha il suo. E abbiamo lavorato questi target per 4 giorni. Vedere qualcosa ripetutamente crea una specie di sentiero di memoria verso questo target, e rende più facile vedere. Penso che si tratti di una persona, si sta facendo qualche ricerca. Qualcosa che riguarda lo spazio. Qualcosa che riguarda lo spazio e l'universo? Spazio, lo spazio. Gli esseri umani hanno chiesto queste profonde domande riguardo alla natura della loro realtà e stiamo soltanto usando gli strumenti della nostra società per farci queste profonde domande in una maniera differente. Anche gli antichi lo facevano e usavano quello che era a loro disposizione. Il modello scientifico deve cambiare in continuazione per accomodare la nostra conoscenza, per imparare di più e aggiungere nuovi tasselli al grande quadro della nostra realtà. Quindi qui c'è uno schizzo. Sì, è il mio sketch. Penso che fosse la luna. Pensa che fosse la luna? Oggi è un giorno molto cinestetico. Loro useranno le loro mani, creando modelli 3D del target, usando argilla da scultura, da modello. C'era un oggetto fatto dall'uomo. Sembrava un ragno, aveva piccole gambe. L'ho chiamato Armstrong. Ci sei? Sei pronto per sapere il risultato? Sì. Ok, tenete forte alla sedia, ragazzi. Questo era il viaggio sulla Luna dell'Apollo 11. Sì, il viaggio con l'Apollo 11 di Neil Armstrong sulla Luna.
Sì, questo è proprio uno di quei momenti a cui ci riferiamo come porca pu... Fondamentalmente stiamo parlando di interpretare ciò che vediamo. E credo che tutti noi, per secoli, e certamente tutti gli astronauti, che sono stati sopra il pianeta e hanno guardato la Terra dall'alto, lo chiamiamo l'effetto grande quadro, vedere cose da una nuova prospettiva. Vedere la Terra dalla prospettiva di essere nel cielo, e che noi siamo soltanto una piccola parte di questo enorme universo in cui ci troviamo. Ho completato il mio compito più grande andando sulla Luna. E stavo tornando a casa e stavo osservando il passare dei cieli, la magnificenza di tutto questo. Ha acceso una scintilla nella mia visione. Nell'antico sanscrito si chiama Samadhi. Significa che vedi le cose coi tuoi sensi nella maniera in cui sono veramente, ma le esperisci visceralmente, internamente, come un'unità, un'unicità accompagnata da un ingresso. Siamo polvere di stelle e siamo tutti uno in quel senso. In altre parole, invece di servire solamente noi stessi, ciò che questo ti aiuta a fare è capire che sei parte di una realtà più grande e ti aiuta a servire questa realtà più grande nella maniera giusta. Qui non credo che si trattasse soltanto di collezionare dati per l'intelligence, ciò che abbiamo fatto. L'evoluzione della coscienza di per sé è in espansione. La coscienza di per sé può evolvere e credo che lo faccia verso ciò che io chiamo empatia. L'idea principale da tutta la nostra ricerca è che non esista una separazione, specialmente nessuna separazione di coscienza. Più che delle macchine abbiamo bisogno della nostra umanità. Se il mondo accettasse questa ricerca, dovremmo riconoscere che non siamo isolati nei nostri cervelli. Dovremmo riconoscere che viviamo nella Terra, non sulla Terra. Che lavoriamo inseriti nella biosfera della Terra. E che tutta la coscienza è interconnessa e correlata. Ed ecco perché possiamo trasmettere il potere dell'amore, il potere della guarigione, forse è molto subliminale, ma sicuramente esiste. Una persona un giorno mi ha incontrato e mi ha detto: sai, ci sono molte persone che pensano che siate pazzi, ma io so che probabilmente non è così. Dovremmo tutti aprire la nostra immaginazione, perché a volte l'immaginazione diventa reale. Quindi penso che sia tempo di chiudere e andare avanti. Quindi Elle è tornata a Los Angeles per riprendere la sua vita da fotografa professionista. È morta di cancro nel 1992. Ma non prima di essere andata a scoprire il Tempio Perduto di Alexandria in Egitto, con Stephen Schwartz e il governo egiziano. Il posto che avevano prima descritto in un foglio di 12 pollici e si trovava proprio in quel luogo dove era stato sepolto per migliaia di anni e ha messo gli scettici a riposo, almeno per quel giorno. Le cose cambieranno perché la scienza sta cambiando. Ingo ha preso male la fine del progetto dell'esercito e ha finito con l'isolarsi. Ci siamo risentiti qualche anno fa e abbiamo avuto la possibilità di parlare dei vecchi tempi. Parlerò del futuro, perché penso che siamo troppo intrappolati nel passato.
e Sam ha portato questi violoncellisti molto talentuosi che non avevano mai fatto visione remota. Sono andati in uno stato di espansione e hanno ricevuto impressioni e poi le hanno portate ai compositori. Sentivo come due forze non opposte ma correlate. Una tripletta su e giù. Very, very close. It's very descriptive of bugs. So playing it, listening to it, kind of makes you itch. Kit Green dice che fa ancora consulente per la CIA. Sai, Green, pensa. E ho pensato queste cose per molti, molti anni. Ti darò la risposta. I più grandi segreti sono nascosti in piena vista. È un'espressione stupida, ma sai, a volte accade che sia vera. Mi ha detto di collaborare regolarmente con Hull, ma su cosa nessuno dei due lo dirà. Sì, sì, la sto facendo scorrere attraverso di me, come puoi vedere. Hull Puthoff ha dato le dimissioni dal programma di visione remota dello Stanford al picco del suo successo, ma è tornato alla visione remota almeno un'ultima volta. Hull ha ripetuto il mio esperimento del indovinare i prezzi dell'argento per suo figlio al liceo. Ha guadagnato $25,000 sul mercato per una gita di classe a Washington. Poi è tornato indietro nei suoi tentativi di estrarre energia dal vuoto dal suo laboratorio a Austin. Sì, sai, abbiamo le mani in pasta un po' dappertutto. È venuto fuori che Kit e Hull hanno veramente collaborato. Kit ha portato Hull in un programma del Pentagono Top Secret riguardo gli UFO, rivelato nel dicembre 2017 dal New York Times. E Hull dice che hanno trovato i frammenti dell'UFO, ma questa è un'altra storia. La tomba di Pat Price nella North Hollywood rimane senza nome e la sua morte rimane un mistero. E per quanto riguarda Russell Targ, lui continua a raccontare la sua storia, a mostrare alle persone proprio come voi e me in giro per il mondo che tutti siamo dei chiaroveggenti. Alla fine del film bisogna mettere la scritta: nessun animale è stato maltrattato durante questo film. È giusto dire anche che anche nessun fisico è stato maltrattato durante la ripresa di questo film? La fisica no, ma i fisici probabilmente sì.